Buonasera, buonasera cari risparmiatrici, gentili risparmiatori, benvenuti alla 20ª puntata di Soldi, questo è il Giro di Boa. Buonasera, buonasera Erika. Cosimo. Allora, che settimana è stata? Questa è stata ancora una settimana di incertezza per i mercati che sono stati condizionati dalle poco rassicuranti notizie provenienti ancora una volta da Atene, nonostante la Cina si sia detta pronta ad accelerare gli aiuti all'Europa per evitare un possibile rallentamento delle esportazioni verso uno dei suoi principali partner commerciali. Domani, però, lunedì, tanto attesa riunione dell'Eurogruppo, vediamo se raggiungerà un accordo per evitare il default della Grecia, l'incubo che da quasi due anni sta attanagliando gli investitori privati e istituzionali. Potrebbe finalmente così arrivare ad un importante punto di svolta. E le tensioni in Grecia hanno ovviamente avuto delle ripercussioni anche sul fronte dei titoli di Stato dei paesi periferici dell'area euro, che in settimana ne hanno risentito pesantemente. Lo spread BTP Bund sui titoli a 10 anni è tornato infatti a quota 400, livello psicologico oltre il quale sarebbe pericoloso ritornare, per poi riscendere a 370 nella giornata di venerdì, anche se per i più ottimisti questi momenti rappresentano ottime opportunità di acquisto per i titoli di Stato italiani a lungo termine. E le prese di profitto a cui stiamo assistendo in questi giorni ci stanno confermando che in uno scenario finanziario che continua a mantenersi incerto, come abbiamo visto, gli investitori agiscono in maniera sempre più veloce, contraddicendo le vecchie regole della finanza, secondo le quali, almeno per quanto riguarda l'investimento in borsa, bisognerebbe che fosse di lungo termine. Di tutto questo, ma come sempre, di molto altro ancora parleremo in questa puntata di Soldi, in questa 20ª puntata di Soldi, insieme ai nostri ospiti che sono Erika. Iniziamo con Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity Worldwide Investment, una delle delle maggiori società di gestione indipendenti a livello internazionale. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornato al professor Stefano Caselli, ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Buonasera a tutti. Un benvenuto invece a Michele Calzolari, presidente di Assosim, l'associazione italiana degli intermediari immobiliari, che conta circa un'80ina di iscritti. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornato a Calzolari, che mancava da diverso tempo a Soldi. Bentornata invece a un volto noto alla nostra trasmissione, quello di Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza e del giornale delle assicurazioni, mensili dedicati al settore bancario, a quello creditizio. Buonasera. E ancora Marco Girardo, caporedattore economia di Avvenire, nonché conduttore di Notizie in Corso, l'economia, in onda ogni sabato mattina alle ore 9 sul circuito nazionale Radio in Blu. Buonasera a tutti. Buonasera Marco, perché c'è anche Marco Loconte, giornalista di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore in edicola ogni sabato. Questa è la copertina di ieri, Prova Verità, servizio appunto che svettava sulla prima pagina di Plus 24, che ci presenta, eccole qua, guida la pensione integrativa 1 e guida la pensione integrativa 2, che saranno in edicola, anzi uno era in edicola ieri e l'altro sarà in edicola sabato prossimo, curati appunto da Marco Loconte insieme a Plus 24. Andiamo a vedere allora questa settimana difficile per quanto riguarda i mercati, anche se poi non è andata contrastata, ma È andata così male, perché appunto, a cominciare da Piazza Affari, con la prospettiva che finalmente lunedì l'Eurogruppo raggiunga un accordo per salvare la Grecia dal default, il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share hanno guadagnato questa settimana rispettivamente l'1,15 e l'1,09%, il FTSE Star è in salita di 0,5 punto percentuale, mentre il solo FTSE Italia Mid Cap è sceso dello 0,71%. Decisamente positivo continua ad essere l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia Mid Cap in rialzo rispettivamente del 9,68% e del 10,64%, il FTSE Italia Mid Cap che guadagna il 12,66% e il FTSE Star in salita del 13%. Ed è positivo anche il bilancio settimanale delle principali borse internazionali, a cominciare da New York, che registra rialzi compresi tra l'1,22% del Dow Jones e l'1,27% dell'S&P 500, guadagna poco meno di un punto percentuale Londra, mentre Tokyo sale del 4,88%, e fanno bene anche Francoforte e Parigi, in rialzo rispettivamente del 2,08% e dell'1,80%. L'andamento dall'inizio dell'anno continua a mantenersi positivo, con guadagni compresi tra il 5,81% del Dow Jones e il 15,85% di Francoforte.
E chiudono positivamente la settimana anche le borse dei BRIC, tra le quali si è messa in evidenza Mumbai con un guadagno del 3%, bene anche San Paolo e Mosca che salgono rispettivamente del 2,65% e dell'1,63%, mentre Shanghai registra un rialzo dello 0,22%. Decisamente positivo anche l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra il 7,17% di Shanghai e il 19,5% di Mosca. L'indice generale sale del 14,5%. E allora, dopo questa lunga panoramica su tutti i mercati internazionali, torniamo però a casa nostra, perché si sono conclusi i primi 100 giorni del governo Monti, appunto, che si è insediato poco più di 3 mesi fa, e quindi è possibile in qualche modo tracciare un piccolo bilancio. Federici, che cosa è cambiato, come dire, da parte di dalla visione di un osservatore internazionale come il gruppo Fidelity, per l'Italia e per gli investitori che sono interessati al nostro paese, come appunto la vostra società? Dopo 100 giorni è difficile trarre dei bilanci definitivi, possiamo realisticamente più parlare di un trend che di risultati già conseguiti. Alcuni sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente la zona in cui veleggia lo spread è più bassa di quella che ha ereditato il governo Monti. È certamente vero che alcuni passaggi importanti sono stati fatti, ad esempio la prima fase, quella della cosiddetta messa in sicurezza, effettivamente, al di là dei risultati finanziari conseguiti, ha dimostrato qualcosa che è molto importante per gli investitori, cioè che un popolo come quello italiano ha in qualche modo saputo affrontare lo sforzo eccezionale richiesto con un livello di coesione tutto sommato significativo, e questo, come è sotto gli occhi di tutti, non è così evidente anche per tutti i paesi che sono in situazioni complesse. Ad esempio, questo ha abbassato di molto la percezione che potesse esserci una sorta di effetto domino dopo, come dire, le complessità verificatesi in Grecia, che avrebbe automaticamente portato l'Italia a una situazione analoga. L'Italia, come ci siamo detti tante volte, è un paese diverso, ha una serie di difficoltà da come dire, superare, però è anche vero che ha un potenziale economico e come dire, complessivo molto più forte. Cosa si aspettano gli investitori in questo senso, quindi anche Fidelity, dal governo Monti? Che prosegua in quest'opera. Sicuramente il tema di riattivare la crescita è un tema fondamentale. È difficile pensare che soltanto attraverso l'austerità si riesca, e qui la deriva che era stata presa prima di Monti da alcuni paesi europei, in primis la Germania, non era particolarmente adatta al contesto italiano, per tanti versi abituato, ai noi, a una non crescita. Avete visto quanto Obama invece abbia esaltato il ruolo di Monti, perché ha nominato un po' questa parola magica. E tutti stanno aspettando che Monti diventi un po' un opinion leader in questo senso in Europa, perché è evidente che oramai, una volta come dire, messa sulla retta via l'Italia, la partita si risolverà, anche dopo sacrifici ancora importanti da parte dell'Italia, pensiamo al mercato del lavoro, ma si risolverà a livello europeo cambiando le regole della governance. Se Monti riuscirà a influenzare l'Europa in questo senso, ci sono ottime speranze perché diciamo, questo periodo finisca con un esito positivo. E proprio allora di crescita parliamo adesso con il professor Caselli, perché appunto da più parti il governo Monti viene accusato di aver sicuramente aumentato le tasse, ma di non aver ancora fatto niente per sostenere proprio la crescita economica. Dunque, professore, bisognerebbe secondo lei cercare di velocizzare il varo di queste misure? Ma indubbiamente l'azione del presidente Monti in questi 100 giorni si è sviluppata lungo due direzioni molto diverse, quindi da un lato ha lavorato sull'esterno e dall'altro lato ha dovuto lavorare sull'interno. Sono due lavori completamente differenti, entrambi necessari. La priorità doveva essere data indubbiamente all'esterno, perché l'Italia doveva da un lato riacquistare credibilità, doveva ritornare ad essere un interlocutore credibile per i principali paesi europei e internazionali, e questa azione doveva essere propedeutica a un'attenuazione della volatilità sugli spread. E questo è un lavoro che ha portato via, devo dire, molto tempo. Sull'interno alcune cose importanti sono già state fatte, quindi cambiare un paese in 100 giorni è sicuramente impossibile. A mio giudizio alcuni passaggi importanti sono stati compiuti, ne cito due che vengono poco esaltati e sempre poco diciamo, segnalati anche sulla stampa. Il primo è una manovra non riuscita a nessun governo, ovvero sia la deducibilità del costo del lavoro, che risulta essere tassato ai fini IRAP, ai fini IRES, quindi è la prima volta che si interviene in 20 anni su questa voce di costo. Dall'altro lato
sono stati dati degli incentivi estremamente potenti alla capitalizzazione delle aziende, che è un modo finalmente importante affinché le risorse possano arrivare attraverso il capitale di rischio. Adesso bisogna andare ovviamente avanti e la partita da un lato è quella del mercato del lavoro, che non si riduce soltanto all'articolo 18. L'articolo 18 è un tema, devo dire, sensibile per il sistema italiano perché evoca tante cose, ma il tema è soprattutto la semplificazione del mercato del lavoro, che oggi è caratterizzata dalla sovrapposizione di n.000 contratti che rendono solo il lavoro più precario, e dall'altro lato il tema dell'inizio di una riforma della pubblica amministrazione. Questi sono sicuramente i temi all'ordine del giorno che richiederanno tempo e probabilmente l'arco di tempo che ci accompagnerà alle prossime elezioni. Torniamo alla crisi greca, che sembrava essere a un passo dalla soluzione, invece si è ripresentata nelle scorse settimane. Ricordate domenica che cosa è successo mentre il Parlamento votava fuori, appunto in piazza Sintagma. Dicevo che si è ripresentato lo spettro del default, anche se domani, lunedì 20, potrebbe essere un giorno decisivo, perché l'Eurogruppo potrebbe finalmente trovare l'accordo sugli aiuti ad Atene. Michele Calzolari, alla fine riuscirà a prevalere il buonsenso? Ma io faccio innanzitutto una premessa, non da esperto di titoli di borsa, ma da semplice cittadino. E credo che sarà la storia a giudicare tutto quello che è successo in questo periodo, e non sono così sicuro che la storia dirà che è stato fatto bene, nel senso che vediamo delle situazioni, dei sacrifici a cui sono sottoposti i greci, che francamente non so se sono davvero giustificati anche dal progetto euro. Detto questo, io penso che alla fine il buonsenso prevarrà, ma la cosa più importante, credo, per i mercati oggi è che si prenda una decisione. Riprendo qui forse una provocazione che ha fatto Marco Mazzucchelli, che è certamente un grande esperto, un grande trader, che ha detto giustamente: a questo punto è quasi meglio che ci sia un default, purché qualcosa succeda. Forse i mercati l'hanno già scontato, ma è importante evitare questo continuo stilicidio. Se adesso domani viene rinviata una decisione ancora una volta e poi ancora una volta, non è possibile. Io credo che sia importante che si arrivi una decisione in tempi brevi. E mentre la situazione in Grecia continua a tenere per il momento col fiato sospeso gli investitori, incomincia a preoccupare seriamente anche il Portogallo, il cui spread nei confronti dei titoli di Stato tedeschi è abbondantemente sopra quota 1000. Marco Girardo, che cosa c'è da aspettarsi da Lisbona? Lisbona in questo momento diventa forse ancora più interessante della Grecia, e lo dico per due ragioni: perché mi ha colpito e condivido quanto ha detto poco fa Calzolari a proposito dei tempi lunghi che ci sono stati e dell'ipotesi che forse sarebbe stato meglio optare prima per una ristrutturazione del debito della Grecia. Magari lo si è già detto tante volte, ma se 3 anni fa le banche tedesche e francesi avessero accettato una ristrutturazione, avrebbero perso una 30 miliardi, circa il 20% della loro esposizione, che era dei 2/3 del debito pubblico della Grecia, e probabilmente la situazione si sarebbe risolta prima. Chiaro, dietro ci sono delle valutazioni politiche, delle valutazioni di tenuta dell'insieme del sistema, però era un fatto che se 3 anni fa si fosse stato fatto questo, non ci troveremmo in questa situazione. Perché il Portogallo è interessante? Perché il Portogallo ha fatto i compiti. Nel maggio scorso gli sono stati dati 107 miliardi in cambio di una riduzione di 1/3 della spesa pubblica che è stata fatta, di un inasprimento della pressione contributiva e tributaria che è stata fatta. Si pensava di portare lo stock del debito, che c'era circa il 107% del PIL, sotto il 90% in pochi mesi. Ci ritroviamo con un rapporto debito-PIL che si è innalzato ulteriormente. Il prossimo anno arriverà al 120% del PIL. Quindi la ricetta dell'austerità tout court, così forte, sperimentata in Portogallo, non è detto che dia i risultati sperati. E quindi potremmo avere comunque ancora un rischio di effetto domino. Probabilmente anche lì l'ipotesi di una ristrutturazione su base volontaria del debito forse sarebbe stata migliore. Intanto la Banca Centrale Europea, la BCE di Mario Draghi, sta tentando, come dire, da parte sua in maniera importante di risolvere la crisi, ma senza una coesione politica. Questo l'hanno detto in moltissimi e lo continuano a dire molti osservatori, sembra difficile che ce la possa fare da sola. Angela Maria Scullica, un governo centrale europeo potrebbe essere davvero la soluzione?
Beh, il governo centrale europeo, a detta di veramente ormai quasi tutti, è la soluzione, perché occorre proprio creare un centro decisionale politico accentrato e quindi prendere delle decisioni anche molto veloci, perché la speculazione altrimenti ha un campo molto ampio e colpisce gli stati, soprattutto gli stati più deboli. E certo che la creazione di una parte, la complessità estrema di creare un'Europa politica alla quale comunque i paesi si stanno avviando verso questa soluzione con molte difficoltà che si possono vedere continuamente sempre anche in questi giorni. E il problema ci sono certamente dei pro in una creazione di un governo centrale europeo politico, che sono dei pro dovuti al fatto che ci possono essere numerose opportunità per vari paesi anche a livello di business, c'è comunque un centro decisionale molto veloce, c'è la possibilità, una politica fiscale accentrata quindi anche un sostegno della moneta e la creazione proprio di un'Europa molto integrata. Questi sono i pro, però ci sono anche diversi contro. I contro sono soprattutto dettati dalla perdita della sovranità degli stati, dall'allontanamento delle decisioni dal territorio, e quindi questo naturalmente sfavorisce tutti i paesi che si trovano un po' più periferici. Bisogna vedere come la governance europea potrebbe essere realizzata. In questo momento è la Germania che si sta dimostrando il paese un po' leader, quindi il pericolo sarebbe appunto di un appiattimento verso decisioni che vengono prese non certo dall'Italia. Però il candidato già c'è, nel caso ci sia la possibilità di creare insomma questo governo europeo. Mi sembra che mercoledì, quando è andato all'Europarlamento, Monti abbia ricevuto delle proposte in tal senso, insomma. L'uomo ci sarebbe. Anche perché, essendo un tecnico, come dire, risolverebbe il problema, no, di chi lo può fare. Della rappresentanza politica. Va detto, no, che c'è un, esattamente, e c'è un tema di gradualità, nel senso che c'è evidentemente anche un costo nel non avere una maggiore integrazione. Pensiamo al fondo di stabilità finanziaria. C'è un ammontare enorme di risorse, si è detto anche con Obama. In realtà sono risorse che sono lì, ma che non sono rapidamente attivabili. Quindi se non si dà ai mercati la sicurezza che attraverso qualche meccanismo congiunto, che piano piano porterebbe verso probabilmente una sorta di governo, questo ha un costo immediato elevatissimo. Quindi questo forse molti politici dovrebbero anche iniziare a ricordarsi. No, ma difatti si sta costruendo in questa direzione, anche la Germania è convinta anche ormai che la direzione è quella. Ce l'ha messo un po', Ce l'ha messo un po', sicuramente, esatto. Però si stanno comunque muovendo quasi tutti, cioè verso questa direzione, e Monti si è presentato effettivamente come candidato. E ha avuto, come diceva prima Marco Girardo, un'accoglienza veramente trionfale, standing ovation o comunque minuti di applausi, e cosa che, visto che rappresenta l'Italia pur da tecnico, non può che farci piacere. Nel frattempo, di più al professor Caselli che anche... Nel frattempo, dopo un gennaio decisamente positivo, le borse stanno mostrando, come abbiamo visto nelle ultime settimane, da inizio febbraio, qualche segnale di incertezza. Marco Lo Conte, che cosa ci dobbiamo aspettare allora dai mercati nei prossimi mesi? Ma vedi Erika, il gennaio che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato il migliore dal 1997, questo sicuramente non può che farci piacere. Gli spread sono scesi in maniera non definitiva, ma evidentemente la situazione è migliorata, anche i CDS sulle banche sono scesi parecchi, la volatilità è tornata a livelli molto controllabili, diciamo così, e dunque ci avviamo verso un 2012 che potrebbe essere interessante sotto molti aspetti. In tanti anni chiave, il mese di marzo è stato il mese in cui si sono decise molte cose, nel 2000, nel 2008, anche nel 2009 in particolare. Dunque credo che il vero vaticinio ce lo darà il mese prossimo. Quindi febbraio, un mese di transizione, attendiamo marzo. Di certo ci sono già dei segnali interessanti. La borsa d'altronde sconta gli eventi futuri e in prospettiva, in lontananza, si vedono dei segnali congiunturali migliorativi, e dunque si potrebbe quasi scommettere su un miglioramento anche dell'equity delle borse. Vero è che il miglioramento economico è veramente esangue, poca roba. Forse ce la caviamo con una recessione moderata, almeno in questo trimestre, probabilmente anche il prossimo, per cui non c'è da stare molto allegri. Sicuramente ci sarà
poca volatilità, poche oscillazioni. La borsa non farà molto notizia, temo, da giornalista, però da osservatore credo che chi ha interesse al proprio denaro potrà cogliere delle opportunità molto interessanti nel prossimo futuro. Intanto le borse europee, anche le borse europee, non soltanto l'Italia, anche se abbiamo visto che poi alla fine il bilancio della settimana è stato ancora una volta positivo, hanno subito però ovviamente l'incertezza non soltanto della situazione greca, ma anche del declassamento da parte di Moody's, o meglio dell'ondata di declassamenti, visto che sono stati una serie che non ha risparmiato nessuno. Marco Girardo, ma questi downgrade erano proprio necessari in questo momento o ancora una volta sono arrivati un po', come dire, fuori tempo, diciamo così? Necessari come il sale nel caffè, insomma, meglio lo zucchero nel caffè in questo momento, per usare una metafora. Però mi colpisce una cosa, devo dire la verità, parlando un po' con molti gestori obbligazionari in quest'ultimo periodo per chiedergli un po' cosa ne pensano, loro che poi utilizzano i giudizi delle agenzie di rating appunto per scegliere i loro investimenti, ho notato, e non so se si trova anche conferma, che il potere, la potenzialità implicita delle agenzie si sta un po' ridimensionando, cioè molti gestori preferiscono guardarsi, farsi il rating da soli, cioè fare valutazioni fatte in casa con gli analisti della casa, della società, perché ritengono che in questo momento forse sia più prudente basarsi su valutazioni che siano più precise sul singolo paese. La percezione di un potenziale conflitto di interesse in queste tre grandi agenzie di rating che pensano americano, sono implicitamente pensiero americano, non pensiero europeo, proprio sui paesi europei, da quello che ho capito parlando appunto con i gestori, in questo momento mi sembra siano, ecco, meno cogenti come giudizi, per cui anche poi la borsa o lo stesso mercato obbligazionario, lo spread ha reagito in maniera abbastanza composta, mi sembra, gli ultimi declassamenti, sia quelli di Moody's sia quello penultimo di Standard & Poor's. Negli ultimi anni però molti risparmiatori, proprio nell'attesa che la situazione sui mercati ritornasse ad essere più stabile, hanno preferito lasciare i propri soldi sul conto corrente. Abbiamo allora chiesto a Fabrizio Patti, Head of Asset and Liabilities Products di Barclays Italia, se avranno questo stesso atteggiamento anche nel corso del 2012. Le formule di remunerazione della liquidità hanno rappresentato per molti risparmiatori nel 2011 una zona di conforto. Credi che questa tendenza continuerà anche nel 2012? Ah, sicuramente sì, soprattutto in un momento come questo di alta tenenza dei mercati e di incertezza per il risparmiatore. Il cliente sta sempre più chiedendo delle formule che diano un'adeguata remunerazione ai propri risparmi, ma anche la sicurezza e la tranquillità. Ecco perché molte banche vanno ad offrire ai clienti delle formule che danno una buona remunerazione del capitale, con interessi anche superiori al 4%, a fronte però di un vincolo che viene posto a questa liquidità per 6, 12 o anche più mesi. Ecco perché secondo me in questo momento è opportuno che il cliente consideri bene il prodotto che va a scegliere e che venga aiutato e seguito in questo momento. Qual è oggi l'offerta di Barclays in termini di parcheggio della liquidità? Barclays oggi offre alla propria clientela un conto corrente molto conveniente che coniuga le principali richieste che oggi ci vengono fatte, ovvero la possibilità di utilizzare liberamente le somme di denaro che il cliente ha con un'ottima remunerazione del denaro, 4% per tutto il 2012, e in più tutti i principali contenuti di un vero conto corrente, avere il bancomat, accedere all'operatività allo sportello presso internet oppure poter aprire un dossier titoli a costi altrettanto contenuti. Infatti il conto corrente 4% di Barclays permette di avere il 4% su tutta la giacenza di conto corrente fino a massimo 300.000 euro o 500 se il cliente decide di accreditare lo stipendio, e poi poter avere anche un'ottima remunerazione negli anni a venire se il cliente decide di mantenere il rapporto con Barclays addebitando le bollette, investendo con Barclays o accreditandoci lo stipendio, sempre nella massima libertà, ovvero poter utilizzare in qualsiasi momento i propri soldi, poter avere tutti i principali contenuti di un vero e proprio conto corrente a costi molto contenuti.